Beans. Eccoli qua, abbiamo questa scatola che adesso apriremo. Va bene, siete pronti? Sì! Aprite allora. Wow! Che sono? Sono dei bussolotti. Delle scatole che contengono bussolotti. Già da qui fuori si possono vedere. Allora, due sono grandi, invece sei sono piccole. Allora io direi innanzitutto spartiamole equamente tra voi due. Una per uno grande e poi tre per uno piccole. Ok, adesso ci studiamo un po' la confezione. Daniel, cosa c'è scritto? Qui fuori c'è scritto che questi piccoli ne contengono due, invece quelli grossi ne contengono otto. Allora, intanto togliamo la plastica, così li potete aprire. Sono molto curiosa. Allora, innanzitutto vediamo che qua c'è una specie di fagiolo che si muove in maniera, sembra quasi vivo, ma si muove da solo. Anche il tuo? Sì. Sì, apre, ma intanto già intravediamo chi si nasconde qua dentro. E qui c'è qualcosa. Sembra tipo da tirare. Sì, apri. Alissa, tu chi hai trovato? Ho trovato un polpo, un robot che va anche a fiamme. Sì. E uno scimmione viola. E arancione. E tu invece? Io ho trovato il robot identico ad Alissa. È l'uomo delle nevi, lo Yeti. L'uomo delle nevi e un Bigfoot che fa allenamento con le ruote che ha spaccato delle macchine. Ok, solo che non sappiamo dentro cosa ci sarà. Cosa hai trovato, Alissa? Ho visto qualcosa dietro. Un bersaglio. Secondo me bisogna metterci il bersaglio sopra per prendere bene la mira, perché dovete fare centro. Abbiamo posizionato i bersagli sul bussolotto, io lo chiamo bussolotto, e ora voi dovete dargli un mega pugno fortissimo. Ok. Pronti? Al tre. Uno, due, tre. Non l'avevo fatto bene perché... Vai. Vediamo cosa succede. Fermi. Ah! Quello di Alice è esploso! E invece quello di Daniel? Vediamo cosa succede. Si sta gonfiando? Hai paura? Si sta gonfiando? Non succede niente, guarda, neanche scoppia. Mi sa che è rotto. Sarà rotto? Secondo me. A me sembra che si sta anche aprendo qui. Aiuto! Invece ci ha fatto un super scherzo. Guarda, ci sono. Che cosa è uscito? Devi tirarlo quello, dai. Secondo me qua dobbiamo... Oh. Eccolo. Questi si aprono, si tirano e basta. Ok, non esplodono. Ma quanti sono? Sono due. Oh, ma si muovono da soli. Capriola acrobatica. Anche io. Aspetta, ve lo rimando. Ci siamo! Abbiamo fatto un po' di ordine e adesso apriamo gli ultimi due Mighty Beans che ci restano. Vai! Ok. Io spero di trovare il robot. Guardate cosa ho preso. Che hai trovato? Un giocatore di baseball. Anch'io! Siamo veramente un giocatore di basket. Alla palla da basket. Tu invece? Okay. No, questo invece è un giocatore di golf. Oddio, quanto è brutto questo. Ok, mettiamo l'informazione al dritto. Possiamo capire qual è il sopra e qual è il sotto, perché sotto hanno proprio i piedini disegnati. E quindi, oltre a vedere la faccia, anche dai piedi capiamo qual è il sopra e qual è il sotto. Ok, adesso ognuno di voi sceglie un giocatore. Vai Daniel, tu cosa scegli? Il gorilla, perché so che è segno di forza. E io invece... mangiare, perché così posso lanciare tutto il cibo. Adesso vi dico le regole della gara. Sì. Voi dovete lanciare il vostro Mighty Beans lungo il tavolo fino a qui.
Il Mighty Beans che arriva più lontano vince, ma attenzione! Se lo lanciate troppo forte, cadete di sotto e quelli che cadono di sotto perdono. Quindi dovete essere veloci, ma non troppo. Pronti? Partenza! Via! No! Oh, avete perso tutti e due! Va bene, riproviamo un'altra volta. Vediamo se stavolta riuscite a controllare un po' la forza. Io voglio questo che mi piace fare dentro il bambino. Pronti? Sì. Dai, via! Oh! Oh! Vinto Alissa! No! Brava Alissa, vediamo chi è che ha vinto qui. Ha vinto proprio l'eschimese che va a pesca nei ghiacci. Brava Alissa, vedi? Vedi chi tira più lento vince. Vai, tocca. Dai, un altro turno, facciamo la rivincita. Spareggio. Spareggio. Ah no, spareggio, la rivincita perché Alissa è in vantaggio. Chi sarà il giocatore? Pronti? Partenza, via! Via! No! Voglio rifare la rivincita! Vai, riprovate, riprovate! Ma perché a me mi cade sempre per terra? Pronti? Sì! Dai, via! Oddio, l'ultimissima. Allora, e comunque non vale dare due colpi. Pronti? Sì. Partenza, via. Ha vinto di nuovo Alissa. Daniel ha dato un secondo colpo, non è valido. E comunque, nonostante il secondo colpo, è più indietro di Alissa. Quindi mi dispiace, ma la campionessa dei Mighty Beans di oggi è Alissa. Vabbè Daniel, ti rifare la prossima volta, su. Anzi, adesso sai che fai? Ti alleni, così la prossima volta sarai imbattibile. Ehi! Vabbè, dai, scusa, io devo tifare anche un po' per Daniel. Dai, stretta di mano. Comunque, questi sono i Mighty Beans. Speriamo che il video vi sia piaciuto, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Guardate anche a chi piacciono.